Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Omori. Nello scorso video siamo arrivati all'altro mondo, sì, si chiama proprio Altro Mondo, e abbiamo affrontato un tizio che mi ha fatto il culetto nero. Ho detto che avrei provato ad affrontarlo e a sconfiggerlo salendo di livello, ma non ho avuto ancora modo di allenare la squadra, quindi si prosegue con la storia principale. Abbiamo fatto anche amicizia, o meglio amicizia, abbiamo fatto conoscenza con un certo Space Boyfriend. E che se la ronfa alla grande e dobbiamo recuperare il suo mixtape speciale per svegliarlo dal sonno, o meglio svegliarlo bene, in maniera buona e non cattiva perché ha due personalità e dobbiamo andare nella discarica e questo è un passaggio speciale che ci conduce alla discarica. Ah, wow. Siamo nello spazio, sembra. E magari. O siamo sul serio? Ma quello è il tizio che abbiamo affrontato nello scorso episodio. E ci sono anche dei membri dei pirati spaziali. Ah, amico, l'abbiamo fatta grossa. Spero che il capitano non si arrabbi troppo quando gli diciamo che il suo pianeta preferito è scomparso. Sai bene cosa succede quando si infuria? Non dovresti più chiamarlo capitano. Ora il suo nome è Space Boyfriend, ricordi? Oh, già è vero. Beh, Plutone è il pianeta che non è più un pianeta. Che succede? Sai, amico, nelle mie pause gabinetto ci penso ancora. Siamo ancora dei pirati spaziali? Da quando è arrivata Sweetheart non abbiamo niente di niente. Forse dovremmo licenziarci e fare dei lavori veri, tipo il muratore. Ma perché sempre sti lavori veri? Non dire cavolate! I pirati spaziali sono la nostra famiglia! Prima o poi il capitano si riprenderà e torneremo a solcare tutti insieme lo spazio. Dobbiamo solo credere in lui. Ah, grazie, amico. Ci sei sempre nel momento del bisogno. Beh, se il pirata rende bene, potrebbe essere un lavoro vero. Quindi niente, è rimasto qui fermo. Questo dovrebbe essere Nettuno? E questa era tipo una luna, era. Ma comunque, andiamo avanti. Questa è la discarica, allora, eh. Ah, ma è un nemico quello? Sì, è un nemico, bene. Cos'è? Bruco nero! Ah, in inglese Black Worm, forse? Mamma mia, quanto male fa, però! Esagerato! E non l'abbiamo sconfitto, mamma mia! Attacco ancora, non si sconfiggono mai sti nemici! Il problema è che consumiamo un sacco di roba per attacco doppio. Consumiamo i punti. Ondeggia il bruco nero. Sconfitto spero ora. Non ancora. Un punto salute gli è rimasto. Ah, quindi non ha attaccato questo turno, ma ha ondeggiato. 18 punti esperienza. Io mi sa che devo allenarmi per benino, perché sennò questi mi fregano proprio. Niente, quella è solo spazzatura che non possiamo raccogliere allora. Chi è questo? Avvocato. Gentili telespettatori, sto cercando delle opere d'arte mobili. Non temete, l'avvocato c'è sempre per il sociale. Oh, santo cielo. Zainetto? Come? Scusami. Ah, aumenta la difesa, ma la velocità cala. Meglio la difesa. Vai. Ok, andiamo. Discarica. Oh, bene, chiave usata. Però prima di entrare, un ultimo giretto qua sotto per vedere cosa c'è. Se c'è morte e distruzione, però evito. Bel tempo, vero? Penso di. Qua ci dovrebbe andare. Ah! Quindi questo cratere è vuoto e probabilmente bisogna metterci. O meglio, forse ci va quando sconfiggi quel nemico che abbiamo visto prima. Ah, bene, sono collegati quindi. Potevo venirci anche prima qua. Quindi probabilmente, dato che quel tizio ha ricercato quella faccia lunare. Dobbiamo sconfiggerlo e metterlo qua dentro. Va bene. Interessante. Soda carambola. Questa è una pianta, scusami. Ah, ma questo è il coniglio che dobbiamo trovare dallo scorso episodio. Belle le stelle, vero? Dal mio pianeta natale non si riesce a vedere un simile spettacolo. Per questo da grande voglio essere un capitano spaziale, esplorare le galassie, ammirare le stelle. Che sogno sarebbe. Oh, cavoletti, per quanto tempo sono rimasto qui? Mamma e papà saranno preoccupatissimi, farò meglio a tornare a casa.
E questo si affronta invece, perché non è un cocomero. Beh, l'avevo notato, anguria carnivora. Non so quanto danno gli faccio, però voglio aspettare ad usare il potere dell'amicizia qui. Magari non serve. Oia, che dolore. O magari serve invece. Sono tosti questi mostri, quindi devo stare attento se voglio affrontarli. Mi conviene salire di livello. 90 esperienza. Ah, però salgono anche gli altri ora. Ubri a livello 4 non era ancora salita? Un borsone fico. Fico. Una tenda. Wow, chi è questo? Jock James. Non è che ha mixtape lui. Attenzione, è impazzito. Mio Dio. Che succede? Torna normale. E accendiamo lo stereo. Allora, a quanto pare posso tagliare anche dei coni. E perché ho visto una cosa interessante. C'è una faccia su di una rupe. E voglio provare a vedere, insomma, se, che cosa fa, se serve a qualcosa. Una faccia pittoresca sporge dalla parete. Non hai idea del perché. E non serve a nient'altro. Ma c'è un nemico là sotto. No, ragazzi, vabbè, qua non capisco perché tutta quanta questa strada bloccata qui. Però vabbè, mo andiamo alla discarica comunque, perché già ho perso fin troppo tempo. Attenzione, c'è una talpa solitaria. Ehi, cosa ti passa per la testa? Mi sono impegnato così tanto per riuscire ad isolarmi dalla società e poi arrivi tu e rovini tutto! Faresti bene a rimettere tutto a posto immediatamente! No, l'ha fatto per isolarsi. Ma cosa? Ah, c'è anche l'achievement. Cosa ti passa per la testa? Comunque è tempo di entrare nella discarica. Eccoci qui. Aspetta, ora in alto ci sono delle chiavi. Oh no, dovrò trovare delle chiavi per andare avanti. Ah, ci picchia. Gran cereali, buono. Questo qua possiamo rompere, l'abbiamo scoperto. Ok. Elastico, che può sempre tornare utile, non si sa mai. E anche orologio d'oro, buono. Possiamo sapere l'orario spendendo dei gran soldoni ora. Poi. Dunque questa è la discarica, eh? È ora di iniziare a scavare? Ma no, Kel. Fermati. Mi ricordi cosa stavamo cercando? Il mixtape speciale di Space Boyfriend. Just oh. Finito? E guardate, ho trovato un barattolo. Ah, possiamo riciclarlo questo per delle vongole. Immagino sia un inizio. Vediamo qui cosa c'è. Bottiglia. Questa gomma, niente. Scendiamo. Oh, un nemico quello. Ma è una cassetta. Aspetta allora. E quello è uno stereo infuriato. Wow. Tromba d'aria. Cosa? Affrontiamo la cassetta allora. Kel sta scavando nella spazzatura e non ha trovato nulla. Audio cassetta. Boh, attacchiamo un po' per uno. Attacchiamo, vediamo un po'. Aia. Abbiamo fatto un buon danno, ma non abbastanza. Wow, questi fanno danni per davvero. Fanno male per fare male loro. Wow, quanti punti esperienza. Tantissimi. E saliamo sì di livello, a ci picchia. Wow. Sono scomparse le chiavi che erano lì in alto. Non so perché. Ovviamente affrontando nemici più forti, però ecco, questo non volevo affrontarlo perché lo stereo mi sa che è abbastanza forte. Ah, sconfitto, bene, quanti punti ci ha dato? 214, buono. Buoni punti esperienza che ci danno comunque. Attenzione, c'è un ammasso di rifiuti che blocca la strada. Wow, ma è enorme, come faremo a distruggerlo? Non preoccupatevi ragazzi, basterà un colpo della mazza per mandarli in frantumi. Ehi Amori, sai che con la tua abilità speciale puoi tagliare i rovi e i coni stradali? Beh, non sei l'unico a possederne una. Per esempio, io riesco a distruggere qualsiasi cosa. Anche Kel e Hiro hanno una propria abilità. Oddio, aspetta, per Kel non ne sono sicuro. Devi solo toccarmi giocando e ce l'hai. Puoi farlo nel menu del giocatore tenendo premuto A.
Mi occuperò immediatamente di questa schifezza. Chi tocco? Lei. Obri ce l'hai. Ah, ok, fighissimo. Ma che bello. Che bello, fighissimo. Posso scegliere il leader, ma che carini. È fighissimo sto gioco. Accidenti, non me l'aspettavo così bello. Davvero pieno. Ah, qui non c'è nulla però. Dovremo quindi andare avanti a questo punto. Ok. Ah, ma allora lasciamo leader lei a sto punto, mi sa, eh. Conviene, visto che ci vuole spesso. Lattina. Che troviamo? Bottiglia. Ok, affrontiamo anche il computer a questo punto. Modem 56k, mamma mia. Tecnologia di 30 anni fa. E stiamo ricevendo schiaffi da ogni nemico, ovviamente. Però loro danno un sacco di punti esperienza, quindi è buono come scambio, diciamo. Prendere un po' di schiaffi per un po' di punti esperienza. Mi piace la faccenda. Cioccolata buona, ovviamente. Oddio, cos'è? Puzzle fiorito! No, vuoi vedere che puzzle fiorito serve poi per dare alla signorina che vuole dare puzzle al suo amico lì? Forte. Ehi, signor trasportatore! Muoviti e inverti subito i nostri trasportatori! Antipatico, maleducato. Che è? Non puoi dare ordini agli altri, abbi un po' di rispetto. Su, dai, non c'è bisogno di arrabbiarsi, ci penso io. Omori, gioca con me a celai. Oh, subito. Guardalo. Salve, signor trasportatore. Avremo bisogno del suo aiuto per cambiare la direzione dei trasportatori. Potrebbe aiutarci. Ah, che fascino. Persona educata, va bene. Grazie, lei è un buon uomo. Un momento. No, ho sbagliato a prendere tasto. Volevo andare in alto. Ok. Martello cometa, wow. Fantasma con gli occhiali è confuso. Si sarà sicuramente perso. Cosa? Grazie, signor trasportatore. Aspetta però, ora. Ah, posso fare cera direttamente dal menu, ok. C'è un gabinetto qui. C'è da tirare del ramen. Scusami. Una soda golosa, ma neanche morto. Scusami. Allora, dove devo andare per arrivare? Dove devo arrivare? Ah, facciamo cambiare direzione. Grazie, molto gentile lei. Cosa? Ma se prendevo il trasportatore lui non lo vedevo. Ma che è? Poi ci parlo. Uomo Life Gem. Ehi ragazzi, sono l'uomo Life Gem. Vendo Life Gem, la marmellata che ridà la vita. Funziona davvero. Grazie del campione omaggio. Ma non è un campione omaggio. Tu ci vuoi attaccare? Ah, ok, ok. Beh, certo. Omari non soccombe. Soddisfatti o tostati? Ok, 3 Life Gem. Usiamo Life Gem su Obri. Quindi ora devo usarla per riportare in vita gli altri. Va bene. E recuperiamo metà vita, tra l'altro. Buono. Godetevi i vostri campioni omaggio. Arrivederci. Potevo comunque tenerli? Boh, vabbè. Non lo so. Non preoccupatevi, vi curerò pure. Grande, ma sto uomo Life Gem è una bestia incredibile, amico. Sei fantastico. Vorresti comprare un po' di Life Gem? Ok. Della Life Gem, così, un po' di un numero. Life Gem, funziona per davvero. 2 Life Gem mi ha dato. E vabbè. Prendiamo comunque sia sta chiave. Ok, ora sono ricomparse le chiavi.
Devo tornare indietro, grazie mille nastro trasportatore. Trasportatore. Possiamo quindi aprire un'altra parte della discarica, let's go! Alright, vediamo un po' che c'è qui. Un'altra scala? Sì, un'altra scala. Wow, cos'è? Un altarino? Una foto ritraente qualcuno di familiare. Ma quanta roba. Ah, prosegue di qua. Beh, era troppo facile, se no, vero? Vai, mixtape, facciamo a botte. Possiamo andare avanti oppure entrare qui dentro? Aspetta, però qui mi sa che si prosegue. Ecco. Andiamo qui sopra, che poi si rigenerano anche i nemici. Sarebbe un buon metodo per farmare, fare entra e esci. Wow. C'è tanta roba, ma è inutile a quanto pare. Wow. Ciao Mari, che ci fai qui? Spero che vi stiate divertendo. Ha sgomberato la spazzatura e ho trovato un pollo cotto a puntino. Vedo Mari, la pulizia ha i suoi vantaggi. Proprio così. Ho bisogno di dare un esempio a mio fratellino, a volte pasticcione. Siamo quindi canon fratelli di Mari. Bene, concludo qui l'episodio. Più si va avanti, più c'è da lottare, più c'è da scoprire e da fare. E non vedo l'ora di proseguire. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Omori. In descrizione trovate come sempre tutti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!